Federico Tadia. Alessandro Bergonzoni. Reggio Emilia, Emergency. Che belli. Stiamo aspettando che il sole si... C'è un'eclissi di pubblico, sembra che più il sole va via, più la gente si mette di qua. Stiamo in piedi finché non va via il sole. Ci accomodiamo. Allora, è veramente un piacere, siamo quasi in conclusione di questa seconda edizione del Festival di Emergency qui a Reggio Emilia, è davvero un piacere avere questa chiacchierata esistenziale con Alessandro Bergonzoni. Fino a prova contraria. Fino a prova contraria, ma abbiamo un'oretta di tempo per andare contro la prova. Come ti definisco? Artista? Anartista. Anartista. Anartista, l'hai detto tu o l'ho detta io? L'hai detto tu. Anartista. No, mi puoi definire... Ma perché definirmi che sono mortale? Definiamo gli immortali come Emergency. Emergency è immortale, io sono mortale. E questo è... Un uomo che fa parte, P apostrofo arte. Ecco, un uomo che fa parte, P apostrofo arte. Osa, il titolo di questo incontro, occorriamo, soccorriamo, accorriamo e capiremo perché e come e dove dovremo osare, però partiamo da quello invece che è cuore dell'artista ed è l'opera. So che opera, operare, mettersi in opera è una parola sulla quale stai molto giocando, stai molto ragionando, stai molto riflettendo. Per me è fondamentale essere... operai, operanti, operabili e opere stesse. Non si può fare soltanto uno spettacolo teatrale, la presentazioncina del libro, la mostra e poi andare a casa. Queste cose sono tutte collegate e devi lavorare nella terra di nessuno, quella no man lands che c'è tra lo spettacolo, la presentazione del libro, la mostra, e devi lavorare lì, andare nelle scuole, andare nelle carceri, andare a vedere, andare a toccare, andare a sentire, andare a odorare, andare a... Parte mi serviva proprio per dire P apostrofo arte, parte anche da partenza, vai, diventa, diventare. Noi pensiamo sempre di essere avvenenti ma non avveniamo, noi vogliamo successo ma non succediamo, noi dobbiamo succedere. Questo è il lavoro che è richiesto all'artista, perché altrimenti è semplicemente un testimonial. Testimonial è un po' riduttivo. Allora il lavoro deve essere quello degli altri, tu devi cominciare a fare anche il lavoro degli altri. Non puoi essere artista se non sei volontario, non puoi essere volontario se non sei pensatore, non puoi essere pensatore se non sei scrittore. Hai bisogno, e se non sei poeta, noi parliamo sempre di etica, manca la poetica, non c'è etica se non c'è poetica. La dimostrazione è la nostra situazione politica, che non manca solo di etica, manca di poetica, manca di pensiero precedente, manca di surrealtà, manca di invenzione. Gli eletti. La parola eletti vuole dire votati. Gli eletti veri sono votati a tutto e non li elegge nessuno, nascono degli eletti. Noi abbiamo bisogno di eletti, non di persone da eleggere. Allora, lo chiediamo alle scuole, lo chiediamo alle università, lo chiediamo in quello che per me è il Parlamento, che sono gli asili. Bisogna andare, perché al liceo è tardi alle medie, è tardi anche alle elementari, è tardi anche all'asilo. Bisogna chiederlo durante il rapporto. Ascolta, a quel bambino che sta per passare da un corpo a un altro, è lì dove tu devi lavorare, perché dopo è già tardi, è estremamente tardi. Allora il lavoro di opera è anche questo, opera, sentirsi addosso quello che Emergency fa in tutti i suoi ospedali, noi lo dobbiamo portare addosso con noi. Ogni volta che ci feriamo a un piede e abbiamo male e andiamo da qualche parte in un ospedale perfettamente seguiti, senza spendere una lira, vedendo che comunque risolviamo i nostri problemi, in quel taglio ci deve essere un taglio con la tua realtà per entrare, quella ferita deve essere una soglia per andare al di là e sentire il corpo di queste persone che tu non vedi, che tu non guardi, se non in televisione, ma lo devi portare addosso. Io la chiamo il gioco arte contemporanea, cioè contemporaneamente, mentre sono in un posto, devo sentire
la forza nel mio corpo di un altro posto, perché altrimenti o diventi un attivista, o diventi un volontario, o diventi di emergency, o sei semplicemente quello che fa un'offerta e fatene tante, quello che partecipa e ne fa pubblicità ed è giustissimo farlo, ma non senti addosso quello che devi sentire. Anche leggendo il libro di Gino Strada ho capito che qua noi, personale di terra, nel caso della nave che possiamo dire, si può dire la notizia, c'è la nuova nave di emergency che è scesa in acqua. Scenderà in acqua. Scenderà. A me, sta per scendere. C'è. E il mio slogan di tempo fa, ai tempi di Mediterranea, era la miglior difesa è l'attracco. Ecco, per ricordare che non c'è possibilità di lasciare vagare persone in giro. Un ponte come il ponte Morandi ci ha messo un secondo a scendere, a crollare, a fare morti. Per mettere un ponte nella Diciotti di 2,5 metri per far scendere, ci sono voluti 10 giorni. Allora che questo non si ripeta mai più. E allora questa partecipazione la devi sentire ogni volta che entri in acqua al mare. Devi sentire l'acqua addosso e dire: io non sono solo io sono una persona che in questo momento potrebbe annegare, sono una persona che in questo momento potrebbe essere un'altra persona. Quando senti questo odore di benzina, quando senti questo calore addosso, devi pensare che quelle persone che sentono questo odore di benzina e questo calore addosso, le senti addosso tu. Perché se no l'artista è semplicemente, ripeto, non dico neanche testimonial, ma un osservatore. Se noi non ci mettiamo dentro ai corpi altrui, che è questa l'opera che è richiesta, il prendere parte, più apostrofo arte, e quando parlo di arte mi piacerebbe poter raccontare un'opera che magari dedicherò a Emergency, che si chiama Il tavolo delle trattative. Voglio un grande tavolo e le gambe di questo tavolo sono arti artificiali che sono stati messi da Emergency a queste persone, chi è morto e non ce l'ha fatta. Vorrei che le gambe di questo tavolo, per ricordare chi va sopra a trattare, a pensare di fare pace, di non fare più guerra, di non armare più, si sedesse a questo tavolo le cui gambe sono gambe di chi non le ha più. Allora l'arte deve anche simboleggiare questo. Visto che è anche un'intervista esistenziale, ho una domanda per te, Alessandro, ma anche Alessandro l'artista. Come stai? Abbastanza. Sono stanco vivo, stanco vivo. La maggior parte è stanca morta. Io sono stanco vivo. Stanco vivo vuol dire che non reggo più questo occorrere, soccorrere, accorrere. Ora è un occorrere, soccorrere continuo. C'è l'SOS che è Save Our Soul, salva le nostre anime, c'è l'OSA, occorri, soccorri, accorri, poi c'è l'OSA anche da un punto di osare, prova, vai oltre te stesso, come ho detto prima. E quindi l'immedesimazione crea del dolore fisico, perché lo devi sentire, questa oppressione la devi sentire, come quando vai nelle carceri, in una cella di 2 metri per 3, quando vai poi a casa, nel tuo bagno, mentre defechi, devi per forza guardare nello specchio e immaginarti che lì ci siano degli spaghetti sopra, che nella doccia ci sia un uomo che fa la doccia, che nel water ci sia un altro, e mentre uno cucina. Allora io ogni volta che vado in bagno, faccio la doccia, sento questa presenza, l'ho portata dentro di me. Ogni volta che io sono sopra un letto piccolo o una stanza piccola di un albergo, mi devo ricordare del privilegio che ho e sentire in quel momento questa clausura che altri stanno provando, questo caldo che in questo momento opprime e ha oppresso le carceri, dove ci sono un aumento di suicidi inenarrabili. Ed è un tema divisivo. Pensate, invece, per un artista è un tema unitivo, di unitarietà, di insieme. Per la politica è un tema divisivo. Non interessa perché non porta voti. Ecco, allora, essere votati a tutto. È richiesto questo. Allora io sento fatica, sento anche un po' di paura, di estinzione. Sento la paura di estinzione. Vedo che la gente parla del nucleare, della bomba atomica, come parlasse di una sedia, come parlasse di un nuovo tipo di automobile. E lo crede possibile. Questa possibilità è devastante.
Allora vai pure nelle piazze, vai pure a parlare con i no pax, come li chiamo io, vai pure a parlare, vai nelle scuole, però vedi ancora che tante intelligenze credono nella deterrenza della bomba atomica, cioè abbiamole, così stiamo tutti attenti. In un momento in cui la distrazione può portare all'estinzione, distrazione, estinzione. Allora mi piaceva dire, Dio ha un piano. Adesso noi dobbiamo suonarlo e trovare tutti gli accordi possibili. Questo è il piano che si deve avere. Anche se uno non è il Papa, perché... Hanno censurato il Papa, vuoi che non censurino noi o voi o Emergency verranno censurati sicuramente. Il Papa dice sempre delle cose che ho detto io. E, ah, sì? No, io sono sicuro che... Ti legga. Io sono sicuro che lui non mi segue. Okay. Però quando io 6 anni fa, uscendo da un carcere, dissi diritto alla tenerezza, il Sant'Uomo un anno dopo disse il diritto alla tenerezza. Io nello spettacolo ho un pezzo che dice testa o croce, testa per accarezzarla, croce per portarla. E lui ha parlato di testa e croce. Allora, o ci mettiamo insieme, ci uniamo un attimo e facciamo un discorso, perché siamo tutti in odore di santità. Non possiamo. La parte santa. Noi ci siamo dimenticati della parte santa. Quando tu dici, perché ci dobbiamo vergognare della parte santa? Gino Strada, lui non lo vorrà. Io lo chiamo santo, milioni di vite salvate. Chiamasi santo, basta. Laico, ma cosa c'entra il laico? Qua si parla di esistenza, si parla di poesia e si parla di utopia, finalmente, come dice nel libro. Si può usare la parola utopia? Ma l'utopia è l'origine di tutto, non ci sarebbero artisti senza utopia, non esisterebbe Picasso, non esisterebbe Beuys, non esisterebbe nessuno senza utopia. Quindi quando tra un anno il Papa dirà Dio è un'utopia... Non scherzare, non arriverò a sera che lui già lascerà scritto... Utopia, santa pia per lui è da pietas, da pia. So nome, però che nome di donna, utopia. So che però non ti piacciono i profeti. Una volta ti riscaglia... No profit, io no voglio fondare un'associazione no profit. No profit. I profeti no, grazie. Io non sarò mai profeta. Ponti. È già molto essere ponti. Essere ponte, il medico, medium, medico, è il ponte tra la sanità e la guarigione, tra la sanità e la cura. Emergerci così insegna che non si può guarire, ma è necessario curare. Il curassico, la medicina non ha capito questo, il curassico, il vecchio concetto di medicina, non vede possibilità di salvare tutti, non vede possibilità di aprire ospedali ovunque, ha paura. C'è una paura incredibile che qualcuno riesca a fare qualcosa di più di quello che può fare uno Stato. Hanno dimostrato vicino a Crotone, pochi giorni fa, sono arrivati 400 migranti in un paese impreparato a tutto, hanno trovato vestiti, cibo, preparazione, case e sono stati ospitati da tutto il paese. La volete chiamare Riace, la volete chiamare Riace Bis? Si può fare, è utopico, ma si può fare. E lo Stato... Lo Stato deve copiare. Ha sbagliato Lucano. Bene, voi Stato, fatelo giusto. Gli errori piccoli che ha commesso, Lucano, correggeteli voi e usate quel sistema per saperlo fare approfonditamente. Lì è il grande lavoro. Ed emergency. A me piace chiamarlo emergency, si emerge, si viene su dal basso, dallo stagno, dal niente, dal poco. Non si galleggia soltanto, ma si salva la famiglia allagata, la famiglia allargata. È importantissimo, uno dice, tu giochi sempre con le parole, bancarotta fraudolenta o barca rotta fraudolenta? Noi preferiamo salvare le banche, le barche rotte fraudolente, non le banche rotte fraudolente. I soldi vanno messi lì. Ma a chi interessa? Questa è la grande domanda. Armamenti, noi armiamoci, ma quanto mi armi? Ma quanto mi armi?
Capisci che la parola armare, c'è la parola amare e non se ne accorge assolutamente nessuno? Io preferisco ai colpi di testa, ai colpi di tosse, ai colpi di genio. Qui mancano dei colpi di genio. La genialità è richiesta in questo momento e ci vogliono delle menti elette. Io non vedo anime nuove e uso questa parola che il Papa usa spesso, però non la posso lasciare solo alla religione. L'anima ha a che fare con la spiritualità. La carità, chiamala carità, ma non è carità, è un diritto che ha la gente di essere salvata, non è una concessione. Noi parliamo sempre di vi concediamo, cosa concediamo? Noi non concediamo niente, noi dobbiamo, è il dovere, dovere è una forza importantissima, e infatti dicono doveri, i diritti e i doveri. La mia domanda è doveri? Quando annegavano, doveri? Allora, emergency c'era. Allora, cerchiamo di non avere paura di queste associazioni. Lo Stato ha paura perché crede realmente di essere sostituito. Ma impari da queste associazioni come si fa. E metta in atto coi propri mezzi che ne ha tanti. Natanti e ne ha tanti. Se il politico avesse l'orecchio assoluto, il suono che fa la musica delle parole, dei sensi, il settimo senso. A proposito di suono delle parole, in un artista come te la parola guerra... La parola? Guerra. Cioè, come hai vissuto l'inizio della... Guerra. Guerra per me vorrei che restasse sempre soltanto un cognome. Innanzitutto. E lo vedrei solo in un campanello, quello per me è guerra. E anche vittoria e gloria vorrei che fossero solo dei nomi. Uno un cognome e vittoria e gloria due nomi. Non vorrei assolutamente parlare d'altro. Ragazzi, la guerra c'è da quando c'è l'uomo. E questo è un buon motivo? Questa è la domanda, questo è un buon motivo? La guerra è stata fatta dai romani, è stata fatta dai greci. C'è anche chi è appassionato alla guerra. E c'è anche chi è appassionato agli armamenti. E c'è anche chi è appassionato perché la guerra è strategia. La guerra è intelligenza, l'intelligence. Sentite, quando c'è l'intelligence che bombarda, non sentite questo controsenso? L'intelligence ha deciso di bombardare l'intelligence. Ma veramente, il cuore non ha retto, è come dire il cuore non ha retto, se il cuore avesse un retto mancherebbe praticamente tutta questa parte qua, è assolutamente impensabile. Noi ci scherziamo, ma non si può più scherzare sul tema guerra, per nessun motivo. Oltretutto il tema è che è uno solo, non abbiamo ancora capito che nessuna guerra libera dalla guerra. Vogliamo provare una volta a dire sediamoci attorno a questo tavolo delle trattative con quelle famose gambe, proviamo per un attimo. Un'altra cosa artistica che mi piaceva, volevo mettere tanti coriandoli per terra e fare 25-30 quadri dove c'è un coriandolo solo, questo per significare che quando noi guardiamo la massa di migranti da aiutare, non li distinguiamo, ma se noi li mettiamo in un quadro una alla volta e vediamo le forme, vediamo il colore, li impariamo a conoscere. Allora questo è un lavoro, questo è un mestiere, il mestiere dell'attenzione. All'artista è richiesto il mestiere dell'attenzione, non solo di scrivere, rappresentare, fare il proprio lavoro, ma diventare appunto, come ho detto prima, il tema di diventare prettamente tu opera vivente. Poi la parola guerra è semplicemente un tema di paura. Noi abbiamo paura di perdere il nostro potere, abbiamo paura di perdere dei denari, perché l'Italia vive di armamenti, tratta armamenti, vende armamenti. Allora il tema è quello di perderci per i primi anni e di guadagnare per generazioni. Noi non l'abbiamo ancora saputo né voluto fare, nessuno l'ha voluto fare. Allora la santità, allora la religione, che cosa deve succedere? Devono arrivare a bombardare qua. Io ho sentito addirittura dei giornalisti dire veniste a vedere cosa succede a Kiev, sono le case come le nostre, le macchine come le nostre, i vestiti come i nostri, perché la Siria, l'Afghanistan solo perché hanno veli o case fatte di pietra, ma che testa c'hai? Che testa c'hai? Io vedo la gioia dei giornalisti. C'è una non mi fare dire gioia, Federico. Ci sono delle domande? No, era sulla gioia. No, perché io lascio sempre un po' di spazio per domande.
Vedo. Adesso in questo secondo c'è lo spazio per le domande. La gente applaude e ride. Ma molti giornalisti provano un gusto pazzesco a dire 855 morti. Stasera facciamo lo speciale guerra. Stasera sentiamo, stai lì, stanno bombardando, vai più vicino. Ma non sentite questa forma di masochismo, di sadismo, questo strano gusto? Io ho sentito da un giornalista di una rete importante dire, signori, è finito il nostro servizio di settimane, dei giorni alle 5 ci trovavamo qui, è stato bello, perché loro fanno il loro mestiere, ma il mestiere sarebbe che quello che i giornalisti di guerra non lavorassero più, non ci fosse più nessuno che informa nessuno, è giusto che ci sia. In mezzo a una pubblicità, mentre uno presenta un libro, c'è un altro a Kiev che è andato a Kiev in mezzo ai sacchetti di sabbia, presentava un libro a Roma in studio, presenti un libro mentre ti bombardano, poi c'è la pubblicità di un altro, due litigano per un partito e intanto fanno vedere le immagini dei morti. Ma voglio dire, uno dice, ma è pazzia vivere avendo addosso i corpi, è pazzia vivere avendo addosso il dolore, ma non è pazzia questo tipo di vita, di accettazione, non è pazzia questo tipo di vita, di abitudine, non è pazzia concedere a queste televisioni che sia possibile quello che fanno. Ore e ore e ore. E adesso sono passati, gli ospiti sono diventati presentatori, i presentatori si chiamano tra di loro, le domande sono le stesse, prima c'erano i virologi, adesso ci sono stati quelli della guerra, adesso ci sono quelli delle elezioni. Io avrei un'idea. Ho paura a chiedertela, però... No, perché molta gente, sai, il politico si dimette. In ogni ospedale, se uno è dimesso, deve essere guarito. Prima ti curi. E poi ti dimetti, ma prima ti curi. E la parola cura so che è una parola che ha segnato tanto anche tutta la tua carriera artistica e non solo, no? La parola cura è veramente una parola che torna nei tuoi spettacoli, torna nel tuo impegno, torna alla tua attenzione. Sicura, senti la parola, sicura. Dentro la parola sicurezza c'è parola cura. Sicura, mi cura, la curo, senti, sicura, mi cura, sicuro, la curo. La curo? Mi cara Sakuro, Anara Katara, Sakuro Manara. È un proverbio giapponese che dice che non c'è cura migliore che farsi curare da chi sta bene. Questo è il problema. Non c'è cura migliore di farsi curare da chi è distratto e non vede niente. Non c'è cura migliore di sentire la presenza dell'altro. Noi, se noi lo giriamo, è io alla N, un numero infinito di volte. Allora prendersi cura dai tempi della Casa dei Risvegli, che ancora rappresento, ma il dare il diritto alla cura, il dare diritto all'attenzione, il mestiere del curare, il mestiere dell'accogliere, il mestiere del saper dire che cosa si ha. Io credo che in questi ospedali di emergency le persone avessero la capacità di guardare negli occhi le persone, non attraverso TikTok, ma attraverso tam tam, tam tam e questo, tam tam, fare passare la voce di voce in voce, di bosco in bosco, il tam tam una volta era nelle foreste per farlo passare. La medicina è fondamentale, dice, ma c'è un vaccino che fa per me quello che devo fare io? Non c'è nessun vaccino che fa per noi quello che dobbiamo fare noi, lo dobbiamo fare noi. Non è solo la medicina, non è solo la scienza. C'è una parte sovrumana, manca la parte sovrumana. Emergency è sovrumana. Gino Strada era sovrumano, non era umano. L'umanità è quella di chi fa le guerre e dice i feriti di serie A e di serie B. Questa è umanità, disumanità, brutalità, ma è sempre parte dell'umanità. Quel salto quantico che devi fare è la sovrumanità, andare sopra. Ma glielo vai a dire tu a Lilli Gruber che si tratta di salto quantico? Cosa vado a dire in una trasmissione? A parlare del salto quantico? Mi guarda e mi dice in che senso? Pubblicità. In tutti i sensi. Se mi chiede che ragione c'è, io dico conosciuta nessuna, ma sconosciute infinite. Le ragioni sconosciute sono quelle che mandano avanti il mondo, sono sconosciute. E i segreti, i misteri, il mistero. Io mistero e tu io mistero. Vuole dire, io ho dei segreti e dobbiamo svelarli.
Spesso Emergency sa svelare agli occhi degli altri questi misteri, sa svelare la vita, sa svelare la morte. Facile come morire, difficile come vivere. Il tema di quest'anno è la scelta in mille declinazioni. Ti porta la scelta sul titolo di questo incontro, che è Osa. Oggi per scegliere bisogna osare. Cioè queste due parole. La scelta, non so chi dei due l'abbia fatto per primo, mi hanno detto che tristemente è stata scelta anche da un partito politico di sinistra che ha messo la scelta nel... È venuta la tristezza nel descrivere il partito politico. Ti è sceso un velo di tristezza? No, io la sciolta mi veniva da dire. No, la sciolta, no, non pensate, vedete. No, facile era. Assolutamente escatologico, non mi interessa. La sciolta è sciogliersi, invece dividi e ti impara, unisci e impara. Allora questo è il tema. La scelta se la può permettere come slogan Emergency perché devi dire da che parte stai, come ho detto prima, parte in questo senso anche. E allora non ti puoi accontentare di essere padre. Questa è la scelta, non ti puoi, perché sei padre dei tuoi figli, ma i tuoi figli, ancora abbiamo dei figli nostri, e perché gli altri non sono nostri? Cos'è, il sangue ci unisce e il sangue degli altri non ci unisce? Allora ragazzi, questo è il grande lavoro. Le vie del mondo sono vene, le vie del mondo sono vene. Il mio sangue, appunto, mors tua, come ho detto prima, mors mea, vita tua, vita mea. È impossibile pensare, io sono padre dei miei figli, siamo in una terra di pace. Questa non è una terra di pace, non è, perché noi siamo in guerra come tantissimi altri paesi. Quindi attenzione, la scelta è anche questa, ed è una scelta personale, intima, spirituale, quella di dire non accetto, non condivido, non voglio. Questo è il racconto che si deve fare. La scelta anche di dire io non sono italiano, io sono mondo, sono universo. Qui il problema non è le nazioni, qui il problema è il cosmo, è un tema cosmico, è un tema universale. Ha a che fare con le stelle anche. Perché se lo dice Alda Merini o se lo dice tutti ci crediamo, se lo dico io non ci crede nessuno? Perché se il Papa dice che è una questione cosmica, universale? Sì, credo. È questo che io mi domando. Ogni morte di Papa, sono tanti anni, emerge, si può dimostrare una cosa, se scrive ogni morte di papà, è molto più veloce, perché loro ne hanno visti molti di papà morire. Allora senti in questa frase, ogni morte di papà, se tu metti un accento, ogni morte di papà, ti dà l'idea di quanto veloce sia la vita di una persona che può perdersi in quei territori, territori a cui abbiamo voluto, e non entro nell'ambito politico perché per me è un tema spirituale, esistenziale, è un tema di altro genere, abbiamo voluto portare la nostra democrazia. Ma non sto neanche più a discuterne, non ne parlo neanche più. Ho il settimo senso, il senso di nausea che mi prende, non ce la faccio più. Non riesco più a pensare che qualcuno possa credere che l'America sia andata a salvare qualcuno in qualche momento per salvare qualcuno da qualcosa. Non ce la faccio più. Poi c'è democrazia. Certo che c'è democrazia. Anch'io voglio bene ai miei figli, ma se ogni tanto li picchio, se ogni tanto la mia compagna la meno, gli voglio bene, però quando la meno e picchio qualcuno, in quel momento io sto delinquendo. Non c'è un presidente che non abbia delinquito, si dice, usiamolo, da stilinquire, no? Che quando uno si stilinquisce è dolce, cioè, e delinquisce invece è cruens, cruentus, dal latino cruens, ignugit faber, non si, maxima ignugit forciter, che vuol dire dai, non ci crediamo più. Scegli, poi scegli anche di essere donna, bambino, animale o cosa, questa separazione a gabinetto della vita mi rattrista. Uomini, donne, dai su. Basta. Uomo, tira fuori la tua parte femminile, dai, mi sono stufato. Io prossima vita voglio nascere donna, veramente, io di uomo non ne posso più, sono stanco, veramente fine. Voglio proprio cambiare sistema, non... Cerca di fare quel saltino, dai. Si chiamano... Vabbè, ma no. Dai, vai. No, era una cosa che...
Dai. A cui tenevo, ma non... Fai, fai. Eh? Eh? Prima hai citato l'etica e la poetica. La? Etica e la poetica. La poetica ma è tutto, ragazzi. Chiedo questo, servirebbe anche un po' più di ironia? Ironia? Sì. Io l'ironia io non la amo molto. O sei comico o dici delle cose serie, o sei matto o sei surreale, ma ironico, Dio santo, io vedo dell'ironia nei social, vedo dei politici che fanno delle battutine, vedo delle persone, delle presentatrici, dei presentatori che fanno l'ironia, vedo delle trasmissioni la sera dove ogni tanto c'è qualcuno che fa l'ironia col personaggino di fianco e la presentatrice dall'altra. Ecco, l'ironia, grazie, io salterei volentieri. E qual è il confine? Il non fine, la linea di non fine. È tutto dentro, è comico, è sacro. Altra parola di cui mi sono dimenticato, è sacro. Pensa che dentro la parola massacro c'è sacro. Massacro, massacro, se tu la dividi, massacro, voglio che sia sacro, massacro, massacro, non massacro. Allora il confine è il sacro. È il sacro della potenza, dell'energia, ci toglieranno l'energia, ragazzi, ma noi dobbiamo essere illuminati di noi, non solo dall'Enel, quella non ce la toglieranno mai, quell'energia lì, quella luce lì. È una luce che non ci toglie nessuno. Mi hanno chiesto di fare la pubblicità per un telefonino, per fare una cosa. Ma cosa vado a raccontare dove c'è campo, dove c'è energia? E dopo come fai a raccontare dell'energia vera, della luce vera, della frequenza, dell'onda? Sentire se non c'è campo, no. Sei irraggiungibile. Col telefonino sei irraggiungibile, ma nessuno di noi uomo è irraggiungibile. Questo è, pensa anche alla terminologia che si usa. Al momento l'utente è irraggiungibile. La bellezza di emergersi che cos'è? Che è sempre raggiungibile, c'è sempre qualcosa di raggiungibile, c'è sempre qualcosa che si può andare a trovare e ci arrivi. Allora hai capito? L'ironia non mi serve. L'ironia non mi serve, a me serve poesia, serve comicità, serve risata, serve altrove. Questo è quello che mi interessa. L'ironia è la battutina, l'ironia è fare un po', come dire, facciamo, abbiamo parlato di cose serie, adesso facciamo un po' di cose sciocchine, perché di solito l'ironia è considerata sciocchina, ecco, non io ho paura dell'ironia, mi fa molto l'autore ironico, lo scrittore ironico, quello faccio anche quello satirico. Faccio ancora fatica, eppure devo riconoscere che la satira ha ancora un senso. Io avevo detto che 10-15 anni fa sarebbe finita e invece non può finire, perché però la domanda è: fai satira di chi è già satirico? Come fai a far satira? È un vecchio tema che noi trattavamo già da un sacco di tempo, lo sai. Come fai a far satira con determinati presidenti del Consiglio, con determinati presidenti? Come fai a fare satira? Su cosa la fai? È già la persona stessa auto-iconica e auto-macchietta, anzi gli dai ancora più valore. Se si tacesse su alcune persone, se non si fotografassero, se non ci fossero queste immagini, se non si sentisse che cosa mangiano, con chi escono, dove sono. Io ho visto uccelli suicidarsi da quando c'è Twitter. E dire basta, non ci inguetteremo mai più, vogliono barrire, non vogliono più cinguettare, non si può più assolutamente. Alessandro, ci abbiamo verso la chiusura? Ah no, questa non me la... Io sono stufo delle cose che finiscono, non ma ne fatto, posso più. Fammi dire... O come chi mi dice finito il tempo, ma dici in assoluto no, o no, solo stasera? Mi limito solo a stasera. Lasciaci una parola che in questo momento ti anima, ti dà speranza, una parola qui... che è una traduzione o è... Struckfeind? Sì. In esperanza, non in esperanto. Sai che cosa vuole dire? Voglio vedere. Vuole dire? Comincia per S. Vuol dire? Finisce per S. E in mezzo a tanta S. Sì. Ci stai provando anche tu. Strainzitz, totalmente sarebbe Strainzitz. Sì. Vuole dire il tempo non esiste, resta anima. Alessandro Bergonzoni. Federico Taddia.
la nave di Emergency, Emergency. Gino Strada, ci sono un sacco di uomini morti che sono ancora vivi, un sacco di uomini vivi che sono già morti. Grazie a tutti i volontari, grazie a voi, grazie Reggio Emilia. Crescete e moltiplicatevi. Bravi. Alessandro, invitiamo sul palco Rossella Miccio, che è presidente di Emergency, che è qua con noi, viene Rossella, e il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi. Buonasera a tutti. Sindaco, no, finalmente sì, soli. Sindaco, grazie. Grazie. Ci hanno visto. Ho confuso il sindaco con la sindaca. Non fa nulla, niente, nessun problema. La parola prima al padrone di casa. Ma allora, io devo semplicemente dire grazie. Grazie innanzitutto ad Emergency, a Rossella Miccio, a tutti i volontari, gli organizzatori, a tutti i relatori, a coloro che hanno contribuito ad animare queste giornate di discussioni alte, importanti, profonde, intorno al tema della pace. E vorrei dire che anche in tempi difficili, dove parlare di pace può sembrare, come dire, fare una cosa che va contro vento, vorrei dire ad Emergency che a Reggio Emilia possono sentirsi a casa loro, e le porte di Reggio Emilia per Emergency, per i suoi valori, per i suoi principi, saranno sempre aperte. Grazie. Grazie. Luca, io ti prendo in parola, nel senso, noi torniamo anche l'anno prossimo, quindi noi ci sentiamo davvero a casa. No, grazie a tutti, grazie anche ad Alessandro. E veramente, perché quest'anno, questa seconda esperienza è stata, come dire, una maturazione della prima. Ci siamo un po' allargati, però niente, noi funzioniamo così. E quindi è stato bello vedere tantissime persone partecipare, esserci, oltre ai nostri volontari, ma proprio anche tante persone che venivano anche da fuori città, da fuori regione. Si vede che c'è bisogno di riflettere un po' su questi temi, si vede che c'è voglia di esserci, di partecipare, di resistere, e noi ci siamo. Ci saremo appunto anche l'anno prossimo, non finisce qui perché abbiamo ancora un ultimo momento a partire dalle 6:30, poi c'è una mostra bellissima al Palazzo dei Musei che ci ospita, e quindi vi invito davvero tutti ad andarla a vedere. E così facendo continuiamo a fare il nostro pezzettino, no? Per costruire un mondo, per scegliere da che parte stare e costruire un mondo un po' più giusto, più dignitoso per tutti e tutte. Quindi grazie mille, grazie. Grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Davvero. Alle 18 c'è anche il firmacopia con Alessandro Bergonzoni. Certo. Non dimentichiamo una cosa, pace comincia per voi, perenne, noi. Pace comincia perenne, noi. Questa la userà il Papa. Alessandro Bergonzoni. Federico Taddia. Grazie. Emergency. Grazie. Grazie davvero. Mille.